Alla fine esplosa anche la violenza in Grecia, ad Atene, durante il grande corteo di venerdì contro la richiesta di aiuti al Fondo Monetario Internazionale e all'Unione Europea per salvare il paese dal baratro finanziario. Un intervento chiesto ufficialmente ieri dal premier Papandreou, ma che per i greci scesi in piazza significa cedere alle richieste di pesanti tagli alla spesa pubblica. Un serpentone di persone, tra cui molti gruppi di sinistra e anarchici, per le strade di Atene. Ad un angolo un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa viene prima sommerso dai fischi, poi parte il lancio di oggetti, persino di sedie. Qualche agente reagisce cercando di far allontanare i manifestanti, ma poi sono proprio loro, i poliziotti, a doversi spostare. Le forze dell'ordine avrebbero anche utilizzato spray urticante per disperdere il gruppo che tirava pietre. Intanto il corteo proseguiva, via il fondo monetario, si leggeva su alcuni cartelli dello stesso tenore gli slogan scanditi. I sindacati annunciano nuove mobilitazioni per il 27 aprile e si attende per i primi giorni di maggio un nuovo sciopero generale.